Ciao ragazzi, oggi io e Giordano ci ritroviamo qua in questa bellissima piazza per tentare di documentare quello che è l'evento di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, l'eclisse parziale di sole. Purtroppo oggi è una giornata un po' particolare, tante nuvole, quindi non sarà semplice, ma ci proveremo. Speriamo di essere la vostra finestra sull'infinito, cercando appunto di poter arrivare da chi non ha avuto modo di poterla osservare direttamente. Avete già visto ieri in preview lo strumento che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando, è un telescopio solare specifico per la riga H-alfa, quindi andremo ad evidenziare quelle che sono le caratteristiche peculiari del Sole, come le facole, i flare e le macchie solari stesse. Eclisse, che cos'è l'eclisse? Parliamo un po' di come si presenta, perché si presenta e via dicendo. Secondo me ci sono quattro elementi fondamentali che concorrono alla realizzazione dell'eclisse stessa. Una, forse la più importante, è l'uomo. Qualcuno di voi storcerà il naso e dirà: ma come, l'uomo è un semplice spettatore, cosa serve? In realtà è un po' una provocazione, vediamo di filosofeggiare un po', ma può essere solo uno spunto, vuole essere uno spunto di discussione, quindi poi attendiamo le vostre critiche o i vostri pareri in merito. Perché dico che l'uomo è importante, anzi è fondamentale? Questo oggetto è reale perché? Perché esiste? Perché c'è qualcuno che si rende conto della sua esistenza, che prende coscienza di questo oggetto, quindi lo tocchiamo, lo guardiamo, lo viviamo. Il tempo scorrerebbe se non ci fosse nessuno a contare? È una bella domanda, troppo impegnativa, forse sì. Passiamo oltre. Allora, dicevamo degli elementi che concorrono alla creazione dell'eclisse. Sicuramente la Terra, questo meraviglioso mondo che abbiamo la fortuna di vivere, ma che troppo spesso purtroppo trascuriamo. Dovremmo imparare ad averne un po' più cura, perché abbiamo solo questo, non ce n'è altri per il momento. A volte diciamo che siamo troppo pieni di noi, non vediamo le cose che ci stanno attorno e quindi rischiamo di perdere le cose veramente importanti. Crediamo che non riusciremo mai a cambiare il mondo? Non lo so, un antico detto cinese dice che tutto inizia dal molto piccolo, quindi un lungo viaggio inizia sempre da un primo passo, quindi ragioniamo un po' anche su questo. Altro elemento importante è la Luna, il nostro satellite naturale che ci ha protetto nel corso dei millenni, e altro attore protagonista sicuramente è il Sole, è fondamentale. Il Sole è l'astro più importante per noi del firmamento. Perché dico per noi? Perché probabilmente agli occhi di un osservatore esterno il Sole non è altro che una stella di media grandezza, quindi non è particolarmente grande, non è particolarmente caldo, quindi appartiene, diciamo così, alla sequenza principale, ha una vita più o meno di 10 miliardi di anni, ora è più o meno alla metà del suo ciclo evolutivo, quindi avremo solo 5 miliardi ancora di anni per poter sfruttare il suo calore e la vita che ci dà. Qualcuno pensa che l'uomo non riuscirà a vedere la fine del Sole stesso. In effetti la strada che stiamo perseguendo un po' è quella, cioè probabilmente l'uomo arriverà all'estinzione un po' prima. Però sinceramente io vorrei vederla in maniera un po' più ottimistica. Mi piace pensare che l'uomo possa prendere coscienza di sé e arrivare a vivere talmente tanto fino al momento in cui la tecnologia non gli permetterà di poter iniziare a colonizzare magari nuovi mondi con viaggi interstellari. Un omaggio a Star Trek? Sì, forse sì. Però magari chissà, potrebbe essere il futuro, chi può dirlo? Criogenia e tutto ciò che consegue. Staremo a vedere, forse, speriamo. Cosa c'è altro da dire? La stella, il Sole. Parliamo di eclisse, conseguentemente, appunto, come detto, il Sole. Qualcuno si potrebbe chiedere: come nasce una stella?
La prima cosa a cui pensiamo quando parliamo dell'universo sono sicuramente gli spazi aperti, sconfinati, le distanze che intercorrono tra un oggetto stellare o una galassia, parliamo sempre di anni luce. In realtà ci sono delle zone dell'universo particolarmente adatte ad accogliere la nuova vita di una stella. Le cosiddette nursery stellari, se così vogliamo dire. Ci sono delle zone in cui delle nubi di polveri e gas sono particolarmente importanti. Se non ci sono cause scatenanti esterne, come potrebbe essere l'esplosione ad esempio di una supernova vicina, le polveri di cui parlavamo prima sono soggette fondamentalmente a due grandi forze, la forza di gravità e la pressione, che tende a controbilanciare la forza di gravità stessa. Quindi le particelle iniziano a cadere una sull'altra, aumenta la massa, aumenta di dimensione il tutto, conseguentemente, teoricamente, ma così è, aumenta anche la pressione, che tenta di bilanciare appunto la forza di aggregazione della appunto forza di gravità. Nella parte iniziale però di questo fenomeno la nube è ancora abbastanza trasparente, quindi l'irraggiamento prodotto, ovvero il calore, tende a disperdersi molto velocemente. Non essendoci più appunto una forza che va a controbilanciare in maniera importante la forza di gravità, questa cosa fa? Continua a crescere, quindi richiamare a sé ancora più materiale. Fino a raggiungere un punto tale in cui la densità raggiunge dei livelli piuttosto alti, la nube non è più trasparente ma diventa opaca, conseguentemente l'irraggiamento non si disperde più così efficacemente come prima, quindi aumenta il calore fino ad arrivare ad un punto tale da iniziare ad accendere le prime reazioni termonucleari, ovvero la fusione fondamentalmente di due atomi di elio per la creazione due atomi di idrogeno per dare vita appunto all'elio. Così nasce una protostella e poi appunto una stella. Allora, dicevamo appunto dell'eclisse. Come si presenta? Perché si presenta? Abbiamo visto i tre elementi fondamentali, Terra, Luna e Sole. Quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e si trova sulla traiettoria giusta per andare a occultare una parte o completamente il Sole, avremo appunto un'eclisse di Sole. Sarà parziale se il disco solare viene eclissato parzialmente come quella di oggi, che stiamo vivendo assieme a voi, oppure se le dimensioni apparenti della Luna sono tali da poter andare a coprire le dimensioni apparenti del Sole, e se avremo la fortuna di trovarci nel cono d'ombra proiettata dalla Luna sulla Terra, allora vivremo un'esperienza fondamentale e meravigliosa, che è l'eclisse totale di Sole. Io ho avuto la fortuna di poterla vivere nel 2006 e vi assicuro che è un evento favoloso, meraviglioso. Capisco perché gli antichi ne fossero impauriti e siano arrivati poi tanto a divinizzarla addirittura. Immaginate, aria immobile, la temperatura scende, proprio perché la temperatura scende inizia a sentirsi una brezza leggera, gli uccelli volano via sugli alberi in cerca di riparo, la luminosità inizia a calare, iniziano a vedersi le prime stelle, e quando il disco solare viene completamente occultato dalla Luna, ecco che si accendono le sue corone, la sua corona esterna si illumina e si rendono visibili quelli che sono i baffi specifici della corona stessa, le cui dimensioni e forma sono legate alle linee di campo magnetico del Sole stesso. Un'altra caratteristica dell'eclisse di Sole potrebbe essere, ad esempio, quando
le dimensioni apparenti della Luna sono più piccole rispetto alle dimensioni apparenti del Sole, ma la sua traiettoria la porta completamente all'interno del Sole stesso. Avremo, in questo caso, ci troveremo dinanzi ad una ad un'eclisse anulare di Sole, molto particolare anche questo. Pensate ad esempio ad una ciambella, avremo la parte esterna luminosa e un buco al centro che è rappresentato appunto dalla Luna. Vi ricordo che qualsiasi eclisse di Sole comunque va vista sempre attraverso degli strumenti specifici o dei filtri specifici, mai ad occhio nudo direttamente, perché dobbiamo preservare la nostra vista, che è fondamentale, e la nostra salute. Ad esempio, molti di voi si saranno procurati questi occhialini proprio per poter andare a vedere l'eclisse. Adesso vi suono anche qualcosa, aspettate. No, andiamo a vedere il sole. Ormai diciamo che ha raggiunto più della metà dell'evento, quindi a breve avremo sicuramente il totale, raggiungeremo il totale. Sul suo massimo è appunto verso le 10:30. Potrete poi vedere le foto o magari qualche filmato. Andiamo a vedere un po' l'eclisse? Dai, venite con noi. Buona eclisse, vi aspettiamo su Discovery Channel New Old Camera, no, è esagerato, sì, no, vi aspettiamo su Facebook, quindi mandateci tante foto, filmati, commenti, vi aspettiamo numerosi, grazie ancora e cieli sereni a tutti, ciao!